Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione della vita di Fra. E ci siamo tutti fatti delle nuove promesse, ok? Per il nuovo anno, quindi vogliamo fare più di questo, meno di questo, meno dell'altro. E una delle cose che mi stanno più aiutando in questo inizio del nuovo anno è tenere un giornale, ok? Come questo qua. Più che un giornale, questa qua è un'agenda settimanale di quelle che ogni due pagine, ogni due facciate c'è una settimana. Sono quelli fatti per gli appuntamenti, quindi con gli orari di fianco. Io li ignoro e in realtà lo uso come una to-do list in cui scrivo le cose che devo fare durante la giornata. Cioè, vedete, proprio in questo modo molto semplice. Quando non faccio una cosa un giorno, la cancello e la scrivo nel giorno dopo. Quando finisco di fare una cosa, la cancello. Sono tutte cose che aiutano a sapere cosa dovete fare. So che sembra una cosa un po' stupida, però tante volte non si fa perché si deve scegliere cosa fare, e a volte invece si fa se si ha una lista di cose da fare, che non averle in testa, tipo ah sì, devo fare quello, devo fare quello, devo fare quello, poi alla fine non ne fate neanche una. Quindi questo è uno dei consigli, secondo me, per attuare le vostre New Year Resolution. Caffè. Sapete che un pochino sono curioso, che cos'è che voi, cosa vi siete promessi per quest'anno? Perché i miei sono tutti obiettivi abbastanza commerciali per il mio studio o comunque professionali. Qual è invece, non avete di più belli voi? Io non lo so. Ma quanto sono orgoglioso di questo filtro, è uscito benissimo. Perfetto. Tac. Caffè. Well, cheers, motherfuckers. Promemoria per il futuro, me. Non comprare mai più il succo di pompelmo Lao Chan. Non è orrendo. È roba... è orribile. C'è stato del rinnovamento durante queste feste, cioè in realtà ieri. Dallo studio sono tornato a una posizione seduta, non lavoro più in piedi perché... adesso rifacciamo anche il tavolo, rifacciamo un po' tutto. Mi trovo un po' più comodo adesso. Solo che stamattina siamo partiti un po' troppo gasati per i miei gusti. Ci vuole più batteria. Allora, le novità di quest'anno sono queste. È in arrivo, dovrebbe essere spedita oggi, una nuova videocamera per la vita di Fra, una Xanti Sanyo HD 2000 vecchiotta, però mi piace, in realtà l'ho sempre voluta, una di quelle telecamere a cui gli faccio il filo da una vita ed era il momento di comprarne una, poi ne ho trovato una usata, una stupidata. Poi cos'altro? Ho appena appreso che David Bowie è morto oggi, non benissimo. Una cosa al volo prima di andare al lavoro. Vi lascio qui un link che è la routine che seguo la mattina di yoga, che devo mettere, mi sta facendo bene anche le spalle, alla schiena, al collo. Provala, è una routine molto base, molto poco faticosa. Non serve saper già fare yoga perché ti spiega tutto. Ti serve soltanto un materassino in terra e la voglia di farla, ok? Questa è proprio una roba la mattina per il risveglio, per la respirazione, molto molto bella. Andatelo a vedere quello con DiCaprio, The Renevant. Lo so, non è ancora uscito in Italia, esce il 12, quindi esce domani. Io lo andrei a vedere, se fossi in voi. Bellissimo, bello, non tira nessuno quello visto prima, però bello, molto come film della Madonna. Lui parla poco, però ha dato una performance, tra tutti anche Tom Hardy, tra tutti veramente bravissimi. It's raining man, alleluia, voleva un po' di pioggia. Fuck. Parleremo anche un po' di film nei prossimi giorni, dato che ci prepariamo alla notte degli Oscar. E se riesco guarderò tutti i miglior film che sono nominati e faremo un Toto Oscar in cui mi piacerebbe avere anche la vostra opinione.
Mi sono accorto che non è vita senza vita di Fra. Il solo fatto di tenere un diario video della mia vita mi fa provare una sensazione di maggiore controllo. Per questo ti consiglio in questo 2016 di tenere un diario, un blog, se vuoi se sia pubblico, insomma. Ammetto che è un trick che aiuta molto nell'essere più produttivi, nell'essere più a fuoco con le propri desideri e anche più regolari, e sembra di buttare meno via le giornate perché abbiamo la prova scritta di quello che abbiamo fatto, che sembra una puttanata ma non lo è. E la prova è stata appunto l'assenza della vita di Fra nella mia vita. Senza un diario non sembravano giornate, e quindi, cioè, se mai smetterò di fare la vita di Fra, inizierò a tenere un diario personale, privato. Insomma, I feel pretty great. Uno dei miei buoni propositi del 2016 era sistemare lo studio, che era un cesso, lo ammetto. E Mario, mio padre, mi sta aggiornando in tempo reale sul woodwork del tavolo che ospiterà il Gel Studio 3.0, e ovviamente mi ricorda anche a che ora sarà la cena, perché è sempre comodo saperlo. Perché continuo a perdere i tappi, le chiavette USB, porca troia. Ok, la giornata lavorativa è finita. Un po' cotto oggi, tanta roba, e anche un po' di anticipo su domani. Però bene, bene. Sono tornato bello, bello gasato. Oh, e quindi eccoci finalmente qui a fine giornata. Fantastico lunedì per me. Buon martedì per voi che lo state per affrontare. Se mi guardate la mattina, se mi guardate la sera, buonanotte. E se mi guardate qualche altro giorno, buona giornata. Ci sentiamo domani, come ogni giorno, sulla vita di Fra.